Spezia 0-3 Napoli, il post partita. Andremo a parlare di Spezia Napoli in questa partita. Prima di tutto però like, commenti, condividete, condivisione, campanellina, cose importantissime, ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele un like per questo Napoli, è d'obbligo. È d'obbligo, quindi schiacciate il tasto mi piace, rompetelo quel tasto mi piace e ditemi un po' la vostra se volete del Napoli qui sotto nei commenti. E nulla, oggi vittoria facilissima, no, facile no, no facile no, perché comunque lo Spezia ci ha messo abbastanza in difficoltà, però noi siamo riusciti a portare a casa con molta difficoltà, con facilità al secondo tempo. No, un'altra cosa, passate dai canali qui sotto che vi metto in descrizione. Allora, Spezia 0-3 Napoli, sono una partita difficile nel primo tempo, perché comunque io i primi 10 minuti del primo tempo mi sono persi perché la zona non andava, però sono stato difficile perché lo Spezia, da come ho sentito nei primi 10 minuti, ha alzato molto il pressing e quindi noi non riuscivamo ad uscire a creare alle nostre azioni, ed è stato così per tutto il primo tempo, perché nel primo tempo del Napoli abbiamo visto solo un tiro in porta, abbiamo visto delle occasioni, perché nelle occasioni abbiamo visto lo Spezia non è che abbia creato tante occasioni, però ha fatto comunque una buona prova perché si è saputo difendere, ha saputo bloccare Kvaratskhelia, ha saputo bloccare Osimhen, quindi ha difeso egregiamente nel primo tempo lo Spezia, tante occasioni. Kvaratskhelia nel primo tempo il migliore secondo me, e comunque è l'unico che ha provato il guizzo, che ha provato la giocata. Ma il primo tempo finisce 0-0, un primo tempo molto difficile, un primo tempo dove non troviamo sbocchi, cioè li troviamo ma non riusciamo a segnare. Nel secondo tempo cambia un po' la storia perché rientriamo meglio, lo Spezia è un pochino incasinato, infatti parte subito con una cavolata madornale perché Rezza tocca il pallone col braccio, lì veramente un errore che non so, un errore stupido, rigore battuto da Kvaratskhelia, perfetto. Anche se Dragoschi aveva intuito, era un rigore imprendibile, forte, preciso, 1-0 Napoli, poi arriva il secondo gol, la seconda meraviglia, Osimhen che non si era visto tantissimo nei primi 60-70 minuti, palla in mezzo per lui, ci arriva a destra, stacca imperiosamente su tutti, stacca imperiosamente su tutti quanti, e fa 2-0. Poi il 3-0 con una brutta palla persa dallo Spezia in difesa, che nel secondo tempo è stato ovviamente un pochino imbavolato, non è che potevano continuare così per 90 minuti, sarebbe stato anche un po' incredibile. Palla in mezzo di Kvaratskhelia che poteva segnare anche lui, però ha passato così bene. Vedete, c'è anche l'altruismo in questa squadra. Se non hai altruismo è difficile che vinci, secondo me. Altruismo, comunque altruismo con la mezzo di Kvaratskhelia, tira, porta praticamente sguarnita Osimhen che fa il gol del 3-0, la chiude. Adesso andiamo a più 16 sull'Inter, vantaggi incredibili sulla seconda, ma la seconda deve ancora giocare. Aspettiamo il derby d'Italia di stasera, oggi partita meritata, che comunque è stata sofferta nel primo tempo, però ce la siamo portati a casa con molta facilità, altri 3 punti che danno un bel segnale al campionato. Adesso vediamo che fa, no, nel derby d'Italia stasera. Vediamo un pareggio, sarebbe perfetto. Comunque, 3 punti importantissimi, sempre più pesanti, firmati da un super Kvaratskhelia. E così bene. Noi ci vediamo dopo con il post partita della Fiorentina e dell'Inter. Vittoria meritatissima, forza Napoli sempre. Ciao, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, like, commenti, sezione di musica e campanellina. Forza Napoli sempre, altri 3 punti importantissimi, pesantissimi per il campionato.